Il 2020 è stato un anno importante per tutto quello che è successo, ma è anche importante per la banca perché ha distribuito sul territorio, in quanto banca di relazione, oltre 1 milione di euro. Una banca solida, affidabile e sociale, anzi una banca di relazione che si affida ad un dialogo costruttivo con imprese e famiglie. L'identikit di Centromarca Banca è a tratteggiarlo il suo bilancio, approvato in questi giorni dall'Assemblea dell'Istituto di Credito, che nel 2020 si è distinto per aver sostenuto il territorio con 1 milione di euro destinato a progetti sociali e culturali. L'anno dell'aiuto, del sostegno, della solidarietà, della cooperazione, devo dire anche delle sinergie territoriali, sinergie tra amministrazione comunale, tra le associazioni di categoria, tra la banca di territorio, che si è trasformata in un grande aiuto, aiuto che si ovviamente traduce in un sostegno a livello di credito. Più di 660.000 euro destinati ad iniziative legate al mondo della cultura, della solidarietà, della sanità, della ricerca, ma anche istruzione, sport e ambiente. Altri 340.000 euro raccolti tramite donazione sono invece stati destinati agli ospedali di Treviso e Venezia, una banca che rappresenta quasi 9.000 soci e approva un bilancio 2020 che denota una stabilità dettata da scelte prudenti e lungimiranti. La banca è cresciuta in tutti i suoi indici, è molto solida, siamo arrivati al 101,18%. Abbiamo un utile che tiene conto di un paio di fattori, abbiamo adottato una politica prudenziale incrementando molto gli accantonamenti nel 2020. Azioni che sono andate di pari passo con necessità economiche di imprese e famiglie per offrire loro immediata liquidità e sostegno necessario. Per quanto ci riguarda, 234 milioni di euro di nuovi finanziamenti ad imprese e famiglie, più 27% rispetto al 2019, ma se guardo all'impresa devo dire più 56%, e come numero di finanziamenti siamo addirittura più 165%. Un grande segnale di sostegno accompagnato anche da 3.041 sospensioni di mutui per un valore di 300 milioni di euro. Un anno che ha visto una significativa risposta in termini di crescita dei depositi, indice di una collaborazione reciproca tra banca e territorio e un legame capace di fare la differenza per ripartire insieme. Già nei primi mesi dell'anno possiamo notare che c'è un'inversione di tendenza, cioè le imprese mediamente, perché ci sono ovviamente dei settori che comunque soffrono ed è facile anche individuarli, il settore del turismo uno di questi, ma mediamente noi notiamo che c'è già un incremento, un recupero del fatturato.